Bentrovati a tutti, amici e amiche che ci seguite su Padre Pio TV. Continua il nostro cammino con la rubrica Fatti per il Cielo e continua anche il nostro cammino di approfondimento sui 10 comandamenti e quest'oggi approfondiremo il 7° comandamento, non rubare. Quanti e quali sono i modi di andare contro questo comandamento? Scopriremo nell'approfondimento che potrebbero essere infiniti i modi di trasgredire questo comandamento. I numeri 2408 e 2409 del Catechismo della Chiesa Cattolica così insegnano: il 7° comandamento proibisce il furto, cioè l'usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Ogni modo di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, anche se non è in contrasto con le disposizioni di legge civile, è contrario al 7° comandamento. E il nostro amico Don Francesco Cristofaro scrive: il primo furto è sempre contro il Signore. Io vorrei partire proprio da questo e do il bentrovato a Don Francesco. Bentrovato Don Francesco. Grazie Mario, bentrovato anche a te. Che cosa vuol dire questa espressione? Tutto è di Dio. La terra è di Dio, il creato è di Dio, anche l'uomo è frutto della creazione di Dio, il tempo è di Dio, le cose sono di Dio. Quindi ogni qualvolta l'uomo fa qualcosa per andare contro oppure per usurpare, impossessarsi ingiustamente e non secondo un lavoro che lui svolge, è un furto. Vorrei però partire da una pagina del Vangelo di Matteo al capitolo 6 per dire e per affermare che l'uomo deve solo accontentarsi di ciò che ha, di ciò che guadagna e di ciò che è frutto del suo lavoro, e che il Signore si prende cura dell'uomo con la provvidenza e la grazia. E così dice: osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro, infatti, sa di cosa avete bisogno. E qui la frase: cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ecco che cosa deve fare l'uomo, ecco che cosa deve fare ciascuno di noi: impegnarsi per cercare il regno di Dio. Tutto ciò che l'uomo ha al di fuori di questa ricerca e al di fuori del lavoro personale, quindi tutto ciò che si impossessa ingiustamente è furto. Quindi tu dici che tutto ciò che l'uomo desidera, che vuole, deve essere frutto del lavoro, anche un filo d'erba, scrivi tu. È così difficile entrare in quest'ottica? Purtroppo sì, soprattutto in questo mondo odierno, dove siamo abituati dalle immagini televisive di vedere gente che timbra il cartellino e che va a fare la spesa, che timbra il cartellino e si gestisce i propri affari, oppure che si presenta sul posto di lavoro quando, come vuole, oppure mentre è chiamato a fare il suo lavoro fa altro. Oppure tanti e tanti altri modi, no, di aggirare questo comandamento. Quindi, ecco,
si può trasgredire questa legge di Dio in diversi modi, per esempio non solo sul posto di lavoro, ma anche uno studente che si iscrive all'università e che anziché laurearsi in 5-6 anni, che sono i tempi quelli canonici per seguire una laurea, va fuori corso di tanti anni, anche quello è un rubare, perché mamma e papà pagano uno stipendio, pagano una retta, e quindi quei soldi sono frutto di un lavoro, sono frutto di sacrifici, e non apprezzare questi sacrifici dei genitori è anche questo furto, ma è anche un rubare tempo al Signore. Hai parlato poco fa proprio di dovere del lavoratore, ma c'è anche per contro un diritto del lavoratore, per cui ci deve essere la giusta equità tra il lavoro prestato, la propria prestazione, e il salario pattuito. In che senso deve essere congruo? Ma innanzitutto c'è una bellissima frase nella scrittura che dice: non tramonti il sole sulla vostra casa, sul salario, no, del dipendente. Quindi innanzitutto quando uno lavora ha diritto di essere pagato. E sappiamo di tante ingiustizie, no? di gente che presta dei lavori e che non viene pagato, o soprattutto viene pagato in molto ritardo. E se quella persona quel giorno non ha i soldi per farsi la spesa e quindi per far mangiare i propri figli, magari chi ha dato il lavoro a quella persona è tranquillo a casa, sta bene, benestante, è riscaldato, ha il piatto pronto in tavola, però non si preoccupa di chi ha fatto quel lavoro e che con quei soldi può fare la spesa, può dare da mangiare ai suoi figli, li può vestire, li può nutrire, può pagare le bollette. Quindi ecco, ci vuole attenzione, se uno lavora deve essere pagato. Ma questa cosa che tu hai detto e mi hai chiesto vuole dire anche altro. Io ho fatto un calcolo. Un calciatore prende quanto un operaio onesto riesce a guadagnare in 4.000 anni. Questo è uno squilibrio enorme. Perché andare dietro un pallone deve fruttare milioni di euro e rompersi la schiena deve fruttare pochissimo e a volte non pagato? Questa è un'ingiustizia sociale ed è furto. Don Francesco, mentre parlavi dello sfruttamento del lavoro mi veniva in mente il caporalato, no? Quindi soprattutto gli immigrati, ad esempio nella nostra terra, raccolgono le arance, raccolgono i mandarini. Spesso sono anche sottopagati, anche questo è in qualche modo è non osservare il settimo comandamento. Assolutamente sì, perché c'è un lavoro che non viene retribuito secondo quel lavoro, ma addirittura qui si va oltre, si va contro la dignità della persona, perché quella persona viene maltrattata, viene abusata nel suo diritto e a volte sappiamo anche che queste persone vengono stipate in baracche fatiscenti, senza i servizi igienici, senza il necessario perché gli venga garantita una vita dignitosa. Quindi non solo è un furto, no, perché non si garantisce il giusto salario, ma è anche un dare contro la dignità della persona stessa. Si parla anche di furto del tempo. Perché furto del tempo? L'ho accennato poc'anzi, anche il tempo è dono di Dio. E se torniamo alla Genesi, no? C'è un tempo in cui Dio ha lavorato, nel senso che ha portato avanti la creazione, e un tempo in cui si è riposato. Se noi restassimo già in questo principio, avremmo il tempo per noi, per il nostro lavoro, per i nostri affari, per guadagnare il pane quotidiano, perché il lavoro serve per guadagnare il pane quotidiano. E poi il tempo da consacrare al Signore. Cosa fa l'uomo oggi? Si è preso il tempo suo e si è preso anche il tempo di Dio. Quindi lo ha rubato quella porzione che aspetta al Signore. E anche di questo bisogna un giorno rendere conto. E oggi si fa tutto di domenica. Ma io mi chiedo, ma un tempo
quando tutte le attività commerciali il giorno di domenica erano chiuse, quando tutte le attività lavorative erano chiuse, come si faceva? Non si viveva lo stesso? Allora, perché chiuderci dietro a motivazioni, a scuse che sono a volte sciocche? Allora, cominciamo a ristabilire ciò che è di Dio e ciò che è degli uomini. Anche perché io credo, una cosa molto importante, quando tu riconosci a Dio il suo tempo, Dio te lo benedice, te lo moltiplica. E non solo te lo moltiplica, te lo fa fruttificare. Perché se tu ti sei fermato quella mezz'ora, quell'ora, e hai detto questa ora la voglio dedicare al Signore, per esempio alla messa domenicale, tu credi che quell'ora il Signore te l'ha benedetta e te l'ha fatta fruttificare 100 volte tanto. Don Francesco, viviamo oggigiorno con il concetto che il tempo e lo spazio siano azzerati. Quindi in realtà quello che tu dici in questo momento cozza un po', se vogliamo, con i tempi moderni. Sei d'accordo su questo? Ah, ma caro Mario, io dico sempre un sacco di cose che cozzano con i tempi moderni, ma questo non ce ne può importare, perché noi non possiamo svenderci il Vangelo per far favore o far contento il mondo. Io quello che devo dire lo dico. Se devo dire che l'uomo sta un po' esagerando, e sono buono se dico che sta un po' esagerando, lo devo dire, perché questo è il mio dovere. E se devo dire anche che l'uomo messo da parte Dio, lo devo dire, perché è così, perché l'uomo mi sa che si è fatto un po' Dio di se stesso e della sua vita, e questo, caro Mario e cari tutti voi, non va bene. Quindi diamo a Dio ciò che è di Dio, all'uomo ciò che è dell'uomo, a noi ciò che ci appartiene, anche perché non ci conviene andare contro il Signore, perché se siamo amici di Dio abbiamo la sua benedizione e la sua grazia. Non è molto meglio così? Sicuramente sì. Comunque affrontiamo sempre temi, grazie a te, Don Francesco, un po' spinosi, sì, in realtà, soprattutto per i giovani che ci seguono, ma so che sono tanti. E questo è importante, perché se dobbiamo incontrarci per dirci delle barzellette, lo possiamo fare anche senza la TV. Noi dobbiamo evangelizzare, questo è il mio compito, questo è il tuo compito, questo è il compito di tutti coloro che fanno trasmissioni religiose. Dobbiamo evangelizzare e dobbiamo aiutare le persone a rientrare nella volontà del Signore. Grazie Don Francesco. Ma grazie a te Mario e grazie a tutti loro che sono la nostra gioia e il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare. Ed è per questo che vi salutiamo con tanto affetto, vi dico buon cammino d'avvento, buona settimana e ci vediamo alla prossima puntata.